qualche mese fa noi abbiamo chiesto una cosa, e cioè che la legge elettorale si discutesse nelle sedi istituzionali, cioè le commissioni affari costituzionali di Camera o Senato, a seconda di dove la si voleva iniziare. Davanti a questa presa di posizione, la risposta è stata accordo al Nazareno tra Berlusconi e Renzi. Noi in quei giorni non eravamo diversi da come siamo oggi, eravamo gli stessi identici e con gli stessi identici obiettivi di oggi. Il punto è che abbiamo visto che forse il nostro essere in quel modo propositivi non era abbastanza percepibile. E allora il punto è: facciamolo meglio, facciamolo capire di più. Vieni, te la portiamo la nostra legge elettorale, leggila, guardatela, lavoriamo su quella, ma non facciamo l'incontro segreto al Nazareno siglando un patto di cui nessuno a mesi di distanza sa nulla, perché noi non sappiamo che accordi sono stati presi tra il condannato 1 e il condannato in primo grado 2. Sappiamo soltanto che questi si sono incontrati alle spalle dei cittadini e hanno parlato di non si sa cosa, alcune cose sono, si sono palesate, altre ancora no, e davanti a quella roba lì noi diciamo no, e lo diremo sempre no. Oggi però c'è un discorso diverso da fare, forse c'è da dimostrare ancora di più quanto è forte, quanto è alta la nostra volontà propositiva, che non significa chiudersi dentro a Nazareno al posto di Berlusconi con Grillo e Renzi che se la raccontano, non è questo, non è questo. Nel momento in cui noi chiediamo una cosa del genere, vogliamo rendere conto immediatamente ai cittadini. Dopo che si fa un incontro di questo tipo, per parlare di legge elettorale, per parlare di anticorruzione, quello che volete, la prima cosa che si fa è che si racconti, e non si incontra Renzi al Nazareno, ma nelle sedi istituzionali. È lì il punto nevralgico. Quello che a noi ci veniva chiesto, ci è stato chiesto in questo anno e mezzo, non era il confronto, era di fare accordini sotto banco, perché la vecchia politica è abituata così, a fare le cose alle spalle dei cittadini. Con noi questo non può esistere, non ci sarà mai. E allora molti appunto la vedono come un calare le braghe, vogliamo chiamarla così? È l'esatto contrario, è l'esatto contrario. È un scopriamo le carte, dai, facci vedere, scopriamo le carte, perché noi lo sappiamo in che direzione vogliamo andare, ed era la stessa dell'anno scorso o di qualche mese fa quando sei arrivato, è sempre la stessa direzione la nostra. Voi dovete dimostrarci, tu Renzi, vediamo se preferisci portare avanti l'accordo che hai fatto al Nazareno, oppure se davvero vuoi cambiare qualcosa di serio in questo paese. Mettiamolo alla prova. Se va come è andata fino adesso in questi mesi, io sinceramente di speranze ne ho poche, ma voglio che lo capiscano i cittadini. E la stampa, ma la stampa non lo capirà mai. L'importante è che lo capiscano i cittadini. Non ha più il pretesto non ha il pretesto che non c'è la proposizione del movimento. Troveranno un altro pretesto, non è questo il punto. Sappiamo chi abbiamo davanti. Noi è da tanti anni che penso siamo nel movimento, chi da prima, chi da dopo. Penso che ognuno di noi abbia avuto modo di scontrarsi inevitabilmente con un certo tipo di stampa, perché non è tutta uguale, ma un certo tipo di stampa, guardate anche a livello locale, cavoli che fatica, peggio a volte. Abbiamo avuto un esempio. Dopo, se posso, cioè, se posso
posso dire una cosa, noi ne abbiamo avuto un esempio di questa condizione, cioè ci siamo proposti di essere costruttivi all'interno del Consiglio Comunale, quindi abbiamo deciso, a meno che non ci sia una delibera che va proprio contro la nostra comunità, noi rimaniamo in aula anche se non approviamo il provvedimento, ma ad esempio ci asteniamo, ok? Nel momento in cui siamo rimasti in aula e abbiamo mantenuto il numero legale perché la maggioranza votasse l'atto di delibera che noi, ripeto, non abbiamo votato, ma dal quale ci siamo astenuti per motivazioni politiche, la stampa ci ha chiamato stampella. Quindi si attaccheranno sempre dappertutto. Va bene.